Però prima dobbiamo controllare una cosa e fare caso mai. Una pazzia, una roba veramente folle, ovvero attivare finalmente del tutto il Kerberos. Ah, Ciurma, ma sentite questo silenzio? E siamo dentro al Kerberos, dentro il motore del Kerberos. Volete sapere il motivo? È bellissimo. Si è spento tutto. Ammettetelo, Ciurma, che vi rallegro il lunedì, visto che l'inizio della settimana è sempre traumatico per tutti. Ma fatto sta, Hakuna Matata ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della CreateCraft. Andiamo subito in gioco. Allora ragazzi, perché il Kerberos, anzi il motore del Kerberos è spento? Come vedete non si muove nulla. Semplicemente l'ho spento io. Infatti ho deciso che in questo episodio dobbiamo risolvere un grosso problema. Problema che in realtà abbiamo notato e cercato di risolvere nella scorsa live. Abbiamo fatto aia venerdì sera su Twitch. Trovate casomai qui in alto a destra la replica sul canale Emerald Live, dove vengono ricaricate a distanza di un giorno le repliche del sito Viola, insomma, di Twitch, Papera e Tisuka. E come potete ben vedere, è cambiato tutto, nel senso ho smantellato quasi tutta la stanza della conversione della corrente. Ed è per questo il motivo appunto che il Kerberos è tutto quanto spento. Ora, abbiamo scoperto che ci sono delle nuove batterie. Queste qui, che praticamente sono tipo come i boiler, insomma le possiamo andare a sommare tra di loro in modo che creano una struttura multiblocco. E fino a qua, perfetto. Quindi possiamo fare delle robette veramente carine. E ne ho craftati appunto 27. È tutto spiegato, come detto, nella scorsa live. Al massimo dopo questo video potete andarlo a riprendere, così siete ben allineati. Ma adesso è arrivato il momento principale. Ho deciso che devo far andare il Kerberos a massima potenza. Dobbiamo produrre la massima corrente che possiamo all'interno del Kerberos. E quindi, come prima cosa, andiamo a mettere appunto i vari alternatori. Ne abbiamo craftati alla... Certo, mi sono cagato anch'io in mano. Quindi, Ciurma, abbiamo ben 24 alternatori, ovvero 24. C'è un problema? Ah, giusto! Facciamo questo, questo, e facciamo così, così, e stuck. Perfetto. Sono tre file da 8, quindi 24 alternatori che vanno appunto a convertire l'energia, la forza cinetica di rotazione del motore del Kerberos in elettricità. Ognuno di questi a massima velocità andrà a produrre 720 FE per tick. Ora è a zero, come state vedendo. Appunto, gli FE per tick sono l'unità di misura della corrente su Minecraft, mentre i 0 su, che poi saranno 1000 qualcosa, 1024, è appunto la forza cinetica rotatoria e rotonda. Succa, insomma. Quindi tutti questi, diciamo, motori, o comunque sì, alternatori, devono portare la corrente che producono nella batteria. Batteria che andremo a mettere qui, in questo punto che già ho, appunto, passatemi il termine, scavato. Quindi iniziamo già a metterla, perché che cacchio facciamo? E la andiamo a mettere praticamente attaccata qui. Quindi messa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sarà appunto 9, 18, 27. E la sua capienza massima, ragazzi, di 113 milioni di FE per tick. Sono un casino. Anche se penso che è sbagliato, perché non dovrebbe essere per tick, è una capacità massima, è tipo la capacità massima di una batteria, quindi non ha un'unità di tempo. Il tick è l'unità di tempo di Minecraft, insomma. Comunque fatemi sapere se casomai, ragazzi, sul secondo canale, ovvero il canale M, lo trovate qui in alto a destra, a fine video escono, diciamo, 2-3 video a settimana anche sul secondo canale ormai, se volete una serie di piccoli tutorial, proprio micro tutorial da tipo 5, massimo 10 minuti, dove vi spiego le basi delle varie mod della CreateCraft e anche alcune cose di Minecraft. Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Tipo adesso ragazzi, per farvi capire, le batterie che abbiamo utilizzato finora, quindi gli HV Accumulator, contengono massimo 4 milioni. Questo 113.000, perché vabbè sono tipo per 27, fai 4 per 27, e di quanto fa? Ecco, a posto, siamo lì per lì insomma. Però è una batteria unica, dove noi possiamo appunto attaccare l'input direttamente da sotto, che è una cosa comodissima.
Però adesso, ragazzi, entra qui il primo cambiamento drastico che ho dovuto fare. Ho cambiato alcuni config della CreateCraft e praticamente adesso, se vi ricordate bene, tipo i pisnelli dell'HV portavano 4000, li ho messi che portano 8000, perché è proprio una questione sia di comodità che di praticità di tutto quanto, anche perché sennò era un attimo mezzo incompatibile con questa mod, perché questa mod con questi cavetti sono due mod separate, diciamo. Quindi ho dovuto sistemare questa piccola cosa. E in più c'è anche un grosso bug che vi farò vedere tra poco. Fatto sta, andiamo a collegare appunto quattro di questi qui, in questo modo, qua sotto. Naturalmente qua adesso andiamo a tappare tutto e quindi andremo a collegare la corrente. Quindi naturalmente adesso, ragazzi, questi qua devono avere tanti HV wire connector attaccati sopra, perché dobbiamo rendere tutto quanto compatibile. Quindi iniziamo già da questi. Perfetto, manca l'ultima fila e abbiamo praticamente finito. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo, diciamo, convogliare la corrente che vanno a buttare fuori sti cosi lì, in quei quattro cosi. Certo, io con le spiegazioni, ragazzi, non sono il massimo, ma penso che avete capito qual è il senso di tutto. Quindi intanto tappiamo così e adesso vediamo come portare la corrente appunto in questi quattro cosetti. Beh, diciamo che l'idea principale sarebbe intanto rimettere parte del muro qui. Ok, e se colleghiamo adesso questi due qua, vediamo se possiamo mettere praticamente i cavetti, perché non vorrei che vanno in mezzo al blocco e quindi non ce li fa piazzare. Tanto ne abbiamo un botto qua dentro, facciamo già la prima prova. Perfetto, l'ho fatto pure incrociato che non dovevo. Però sì, ragazzi, sembra funzionare, quindi da così a così a così a così. Ci siamo! Ora naturalmente la stessa cosa per simmetria la faccio qui. Sto cavetto se si rompe, sti cacchi. E ora vado a collegare praticamente tutto qua, quindi i primi quattro qui e gli altri quattro qua. Quindi facciamo da così a così. Insomma, ragazzi, adesso andiamo a creare una mega ragnatela. Esploderà tutto? Potenzialmente sì. La batteria imploderà? Sicuramente. Continua a fare tutto ciò? Certo che sì. Per l'ultima fila, che in realtà dovrebbe essere la prima, collego soltanto questi così e poi praticamente vado a collegare i pisnelli verdi tra di loro. Quindi uno così e l'altro in questo modo. Olè. Adesso, ragazzi, è già tutto collegato. Potenzialmente se attivo il Kerberos dovrebbe caricarsi la batteria. Quindi incrociamo un attimo le dita, disattivo questa fila qua e anche temporaneamente quest'altra fila disattivata. Infatti questo qui è uno switch, se tiro questa leva praticamente questi qua non vanno a girare, mentre la prima fila, come vedete, è attiva e quindi girerà tranquillamente. Andiamo ad attivare il Kerberos e vediamo che succede. Spero soltanto, ragazzi, che non esploda nulla, veramente. Allora, aia, come prima cosa, se adesso attiva il Kerberos, però noi non avremo la corrente che arriva qua sotto, perché passa per di qua e adesso non è collegata a nulla. Quindi mi sa che prima colleghiamo quella. Later. E ragazzi, eccoci qua al momento del bug. Praticamente noi possiamo collegare i pisnelli, cioè i connettori di questa mod dell'immersive, si chiama la mod, a questa batteria, però non funzionano in estrazione. Cioè, se adesso voglio prendere la corrente da qui, purtroppo non funziona. È una mod perché in beta, tutto quanto, insomma, non funziona. Pertanto, per estrarre la corrente, dobbiamo usare i connettori della mod, della batteria gigante, che sono questi qua, che ho già craftato prima. Quindi diciamo che adesso, ragazzi, anche per portare la corrente all'esterno sarà un casino. Però intanto proviamo a portare tutto quanto giù. E come faremo? Adesso farò, penso, una minchiata sicuramente. Spaccherò questa batteria, che per fortuna mantiene la carica, penso. Esatto, dovrebbe mantenerla. Collego questo cavetto a qui. E fino a qua ci siamo. Infatti il collegamento comunque fino a sopra c'è, ok. Ritorniamo sopra e mettiamo la batteria praticamente attaccata al muro. Questo perché questi connettori qua si possono attaccare alla batteria. E quindi possiamo usare, diciamo, la batteria come una specie di trasformatore tra le due mod. Insomma, la batteria è compatibile, questa qua di un solo blocco, quella gigante no. Questo è il riassunto di tutto. Quindi, ragazzi, metto la batteria qua dietro. Con il martello naturalmente la vado a setappare, quindi da qui non ci deve essere l'output ma l'input. Quindi sotto output e qua sopra input, ok. Qui ci mettiamo questo e sotto andremo a mettere l'altro connettore, diciamo quello dell'altra mod. E adesso piano piano spaccheremo praticamente
questo blocco, mettiamo un connettore qui, il filo di questa mod per collegare i due connettori fatto, e con la wrench dobbiamo setupparlo in pull, che vuol dire penso ritira, credo, e lì lo lasciamo in push. Non so se funziona, ragazzi, dovremmo accendere il Kerberos tra poco e proveremo. Sto proprio improvvisando tutto quanto, non mi sono preparato assolutamente nulla. Se esplode tutto, esploderà tutto. Queste rocce sono rocce. Prendiamo pisnello così, prendiamo cavetto da così a qui, e ragazzi, se si accende la pompa, forse ce l'abbiamo fatta. 3, 2, 1. Ok, ok, arriva l'acqua. Vediamo subito, ragazzi, se la batteria gigante si sta caricando. Sento già del movimento della roba. Qua gira, usa il 60% e la batteria si sta caricando. Ora, la vera domanda è, ma questa qui si sta caricando? Come dice che c'ha un usage del network, che quindi è questo cavetto qua. Quindi mi sa che si sta caricando, sta funzionando. Per sicurezza prendiamo questo oggettino qua. E come vedete, la batteria è bella stabile, quindi funziona. Aia. Adesso, ragazzi, questa stanza è diventata praticamente pericolosa. Tanto pericolosa. Quindi, in realtà, adesso possiamo fare una cosetta bella. Questi qui li spacco e posso attaccare questi. E li posso pure attaccare direttamente, mi sa, così. E lungo la parete. Ok, questo è veramente figo, devo dire. Perché l'attacco, tipo, qua. Faccio da qui a qui. E da quest'altro lato lo attacco praticamente da qui a qui. E come vedete, il network usage è cambiato. Perché ora sta caricando quelle due batterie lì, mi sa. Cioè, le sta ciucciando al massimo. Vediamo. Raga, le sta caricando. Quindi funziona. Di conseguenza anche la nostra farm, penso, di cosa sta funzionando. Stranamente funziona tutto, ragazzi. Ok, adesso manca l'ultima cosa. Ma ci pensate che finora non siamo ancora usciti dal Kerberos? Vabbè. Comunque, io e Pablo vogliamo sapere se questi video un pochettino più tecnici, un pochettino più... così, vi piacciono. Fammelo sapere con un commento, non vi costa nulla commentare e almeno... capisco un pochettino di cose, perché può essere che anche i video così vi piacciono, dove parlo, spiego, eccetera, oppure no. Datemi il vostro parere, la vostra opinione, come sapete leggo sempre ogni commento, oltre a lasciarvi anche qualche cuoricino se scrivete qualcosa di carino, quindi suca. Adesso, ragazzi, fatto questo, dobbiamo noi portare la corrente del Kerberos, ovvero della batteria che è già 16 milioni, ragazzi, 16 milioni con mezzo Kerberos che funziona, 16 milioni, dobbiamo portarla all'esterno. Però prima dobbiamo controllare una cosa e fare caso mai, una pazzia, una roba veramente folle, ovvero attivare finalmente del tutto il Kerberos. Abbiamo 2700 di coal, dovrebbe bastare. Vediamo se la farm regge con il doppio del Kerberos. Quindi attiviamo il doppio del Kerberos, anche perché così possiamo produrre il massimo della nostra corrente. Ok, si sta accendendo l'altra metà del Kerberos, perfetto, è già accesa. Così facendo, ragazzi, la nostra centrale elettrica andrà a produrre 720 per 24. Questo è il numero, quindi sono tipo quasi 17.000 FE per tick, sono un bordello, veramente un casino. Per farlo accendiamo questo, e sta girando, e accendiamo questo, e sta andando. Ragazzi, la batteria, guardate come si carica velocemente, oh mio Dio. Ah, ora naturalmente se tocco questo cavetto tipo finisco in Canada, quindi se adesso toccheremo un singolo cavetto veniamo fritti all'istante. Ora diventa tutto molto più pericoloso. Comunque è bellissima sta batteria. Comunque, ragazzi, questa batteria è bellissima perché appunto l'asticella che ci dice il livello di carica è troppo bella. Ma eccoci qua. Allora, ragazzi, praticamente l'energia dovrebbe uscire da questo lato e dobbiamo farlo uscire con 4 connettori. Adesso, come prima cosa, in realtà dobbiamo mettere noi ben 4 connettori e 2 batterie HV per fare quel cambio che vi ho spiegato prima. Perché appunto questi connettori qua, se messi sopra, vedete, non mi danno neanche la corrente. Cioè io posso pure collegarli, ma la corrente appunto non esce. Questo sicuramente è un bug della mod. Appena la fixeranno, sicuramente questo sistema adesso andremo a fare non servirà più. Però noi intanto useremo appunto questi accumulator come ponte. Allora, come prima cosa volevo creare una cosa relativamente carina, diciamo. Quindi partendo tipo da qua possiamo, volendo, far scendere una colonna e mettiamo
due connettori qua e due connettori qua. In questo modo andiamo a prendere le batterie e le mettiamo una qui e un'altra qua. Così facciamo un connettore qua, uno qui, uno qui e uno qui. In questo modo la batteria andrà a caricare adesso queste altre due batterie, e da queste due batterie faremo uscire poi la corrente per tutto il nostro sistema di corrente che abbiamo portato in giro per il mondo. Quindi penso di far uscire corrente da qui e da sopra, e da qui e da sopra. Quindi avremo poi 1, 2, 1, 2. Ok, quindi metteremo i due connettori, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, e adesso con il martello possiamo già collegarli con l'esterno. Vedete, si crea il bordino attorno? Ecco qua, ecco qui, e anche quello, perfetto. Questo qui non servirà più, quindi lo possiamo anche spaccare, lo prenderemo poi dopo. Dobbiamo soltanto poi collegare il cavo, quattro cavi, anzi da qui a quello, e abbiamo fatto. Però intanto vediamo se riusciamo a setappare bene questa cosa qui. Allora, questa qui deve essere input, questo deve essere input. Input, input, e poi naturalmente qua sopra deve essere output e qui output. Ok, si legge ragazzi in facing side, insomma è abbastanza semplice. Guardate che precisione. Output, perfetto. Collego quindi questo a questo, il connettore da lì a qui. Ok, quindi la batteria fa, come detto prima, un ponte per trasformare da questi connettori a questi qua. Ora facciamo quindi così e così, così e così, così e così e così e così. Si sta caricando? No, non si stanno caricando. Mi sa che è dovuto appunto da questo setup. Mettiamo pull, 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 pull. E qua ragazzi push, push, push e push. Si sta caricando? Yes! Oh mio Dio! Ma quanto è veloce! E come vedete la batteria sotto è stabile, è abbastanza stabile, perché la corrente che stiamo buttando all'interno comunque è quasi maggiore di quanta ne stiamo facendo uscire, quindi top. Ragazzi, il sistema di per sé è completato, dobbiamo soltanto, diciamo, abbellire un attimo tutto quanto. Quindi facciamo così, tappiamo qui, questo lo useremo adesso per uscire. Allora, per abbellire qui purtroppo non si può fare tanto, possiamo al massimo mettere questo così, ma questo deve rimanere in questo modo per forza. Quindi sfruttiamo questa cosa a nostro vantaggio, prendiamo tipo queste e le mettiamo così, lo rendiamo un pochino come se una zona un attimo in sistemazione, diciamo, o comunque che ci stiamo lavorando. Già tipo qua c'è questo. Ok, ne mettiamo tipo un altro così. Insomma, abbelliamo un attimo. E qui volendo, se ho delle trapdoor, queste qui trasparenti, le mettiamo così. Cioè proprio le sfruttiamo come se proprio vogliamo far vedere questa roba. Così non ci sbattiamo contro e non c'è pericolo di nulla. E se dobbiamo fare manutenzione o altro, possiamo appunto entrare all'interno così. Direi che ci siamo. Bene, adesso ragazzi, la verità. Intanto, il Kerberos ha problemi con il carbone? Non lo so, lo scopriamo subito. Siamo sempre a quota 2718, quindi sembra tutto stabile, tutto bello tranquillo, perfetto. Tanto fin quando la farm di minerali va avanti, noi siamo chill, siamo tranquillissimi. Ragazzi, la farm di minerali non sta andando più avanti, perché mi sa che abbiamo finito la gravel, perché c'è quel connettore staccato. Fermi tutti. Olè. Allora, questo potrebbe essere un problema. Sì? Ok, stacchiamo un attimo e abbiamo un piccolo problema. Dobbiamo portare per forza più corrente, quindi facciamo così. Oh no, non mi dire che questa cosa serviva a qualcosa. Oh no. Later. Allora, il problema fondamentale, ragazzi, è che questo pisnellino piccolo praticamente non porta abbastanza corrente. Dovremmo trasformare tutto quanto con l'alta tensione, ma questa roba mi sa che la faremo poi stasera direttamente in live, perché sennò, ragazzi, non riusciamo oggi, non riusciamo. Incredibile come il Kerberos sta usando l'89% della potenza. Allora, raga, sto facendo una mezza cittata, però potrebbe funzionare realmente. Vediamo un attimo che succede. Ho paura, però è andato? Non prendo corrente? Però qui c'è corrente. Allora, dunque, se io stacco questo, prendiamo anche le forbici della punta non arrotondata, accendiamo questo, che va tutto a scatti perché non basta la corrente, perché sta alimentando tutto il resto. Stacco questo cavetto, si ferma tutto. Attacco questo cavetto qui, questo qui, che quindi le due batterie, diciamo, che si sommano, che poi le potremo mettere, casomai qui vedremo poi, e questo qua, ragazzi, è stabile, non sembra avere problemi, e le due batterie non si stanno consumando, quindi perfetto. Bene ragazzi, ora c'è la parte pericolosa, collegare questi. No, io qua ci rimango fritto, qua mi friggono. Ragazzi,
qua adesso passeranno praticamente tutta la corrente che fa il Kerberos su 17.000 eccetera. Possono passare, anzi cioè passano già di base. Ok. Per tutto il network della nostra zona. Perché adesso questi qua possono portare massimo 8.000 e qualcosa. Per 4, quindi abbiamo una capienza massima, anzi una portata massima di 32.000. Noi siamo a 17.000, quindi poco più del 50%. Se tocco questo, ragazzi, io finisco veramente in Etiopia. Quindi... Olè. Ok. Haha, sono uscito dove sono entrato. E adesso la vera domanda è questa. Sta funzionando tutto? Scopriamolo subito. Andiamo nella nostra bellissima fonderia e vediamo se c'è corrente. Se non c'è corrente, ragazzi, abbiamo sbagliato tutto. Mento della TV, verità, 3, 2, 1. Let's go. Funziona. Funziona, ragazzi, c'è corrente, c'è corrente. Perfetto. Qua sopra il motore dovrebbe girare tranquillamente. E sta infatti girando tranquillamente, perfetto. E vediamo adesso, ragazzi, se qui sta funzionando tutto quanto correttamente. Spero di sì. Tiriamo un attimo la leva. Stunk. Oh no. Ciao, sono Eddie. Come potete vedere, il mio piano ha funzionato. Ma state tranquilli, ho lasciato una postilla in cui salvo il vostro capitano preferito dopo un coma. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate like, iscrivetevi, andate negli altri canali di M, così che io abbia più video e più soldi da fare. Alle 20 come sempre live sul sito Viola, dove Emerald proseguirà la Create Craft. Detto questo, Suka.